Sicuramente da questa ricerca di commissionata Euromedia emerge che c'è grande interesse in relazione al tema dell'autoproduzione. C'è anche una grande diffusa conoscenza del fatto che esistono degli incentivi legati all'autoproduzione e a questi comunque sono anche legati dei benefici ambientali. Quello che però emerge, che manca un pochino, è il tradurre, diciamo, queste informazioni in una vera e propria consapevolezza e presa di coscienza da parte del consumatore di quelli che sono i reali vantaggi e benefici anche economici e diciamo anche al fine di poter valutare delle proprie iniziative personali. Dai dati emerge fondamentalmente una mancanza di informazioni precise e di dettaglio che diciamo permetta veramente al consumatore di riuscire ad avere un ruolo più attivo e consapevole. Il ruolo del consumatore consapevole è un ruolo centrale nella transizione energetica. Che cosa quindi intendiamo fare come GSE per riuscire a colmare questo gap informativo? Allora, come GSE in questo momento stiamo portando avanti una serie di iniziative che vanno dalla diffusione dei meccanismi di incentivazione a quindi quelli sono i vantaggi economici legati all'autoproduzione da fonti rinnovabili. Progetti specifici, come esempio il progetto sulle scuole, in cui portiamo proprio i concetti del risparmio energetico, dell'efficienza energetica e della produzione da fonte rinnovabile e anche del consumo consapevole, partendo appunto dai bambini nelle scuole, che saranno i futuri consumatori e che lo riporteranno poi in comunità, e anche tramite un progetto specifico che è quello sul portale dell'autoconsumo, attraverso il quale vogliamo proprio migliorare il grado di consapevolezza dei consumatori, consentire loro una valutazione autonoma delle iniziative e supportare l'avvio di queste. Un dato veramente rilevante che emerge è che se ne discute poco. Nelle case oppure nei condomini, nel più del 50% dei casi non si è mai discusso la tematica dell'autoproduzione di energia elettrica. Nella maggior parte dei casi rimanenti se ne discute, ma non in maniera approfondita. Quindi sicuramente questo denota una mancanza di informazioni. La domanda più diretta, appunto, di quali sono i principali motivi, diciamo, ostativi alla realizzazione di impianti in autoproduzione, c'è chi lamenta la mancanza di informazioni e chi più del 10% delle persone la incapacità di saper valutare quelli che sono gli effettivi benefici o ancora chi ha la percezione che i ritorni economici siano molto distanti nel tempo oppure gli investimenti sono molto elevati, cosa che in realtà è diverso da quella che noi riscontriamo dai dati reali. Il costo degli impianti fotovoltaici negli ultimi 5-6 anni si è quasi dimezzato, quindi è un tema sicuramente di percezione e su questo sicuramente dobbiamo lavorare per migliorare quella che è la consapevolezza del consumatore per permettergli di fare delle scelte le più adatte alle proprie esigenze, ma consapevoli. Un altro dei dati molto interessanti che emerge dal report è che la stragrande maggioranza degli intervistati, quasi l'80%, sarebbe favorevole ad aggregarsi ad altri consumatori per sviluppare forme di produzione e autoconsumo collettivo. Questo è sicuramente un dato significativo e che può far riflettere anche nell'ottica delle nuove configurazioni che diciamo potranno vedere la luce anche con l'adozione delle nuove normative e che troveranno certamente riscontro da quanto emerge dalla ricerca nel favore diciamo dei consumatori.